Ciao amici FanBlog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi vi racconto la mia esperienza con questo paio di occhiali da sole. Devo ringraziare gli amici di Banggood per l'invio dei Lenovo Leco C8. Leco è un brand satellite di Lenovo che produce, insomma, questi accessori, questi prodotti come questi ottimi occhiali da sole. Scopriamoli insieme dopo la sigla. Scopriamoli insieme, ragazzi, perché questi no, ovviamente non sono dei classici occhiali da sole, anche se il form factor, la leggerezza, perché pesano meno di 40 grammi, quindi sono belli che leggeri, davvero questo Ray-Ban Style, non fanno intravedere la parte smart. Per parte smart intendo il Bluetooth, hanno un Bluetooth 5.0, hanno degli speaker direzionali sopra le asticelle. Speaker che non faranno sentire tantissimo il nostro audio agli altri, a meno che non abbiamo una persona abbastanza vicina o non usiamo il volume a livelli massimi, ma saranno buoni per tante telefonate. Infatti li sto usando in queste settimane con tantissime telefonate. Infatti mi vedono parlare da solo. Una volta avevo le cuffie, una volta si usava il viva voce. Ho le cuffie, ecco, con il filo. Adesso le persone mi vedono parlare da solo perché io, ragazzi, indosso questi occhiali da sole. Ci sono dei microfoni, giustamente. Abbiamo degli speaker e tutti i miei interlocutori mi hanno sempre sentito bene. Nessuno mi ha detto di sentirmi male o disturbato. Un po' di rumore se abbiamo di fondo, se abbiamo del vento che comunque ci dà fastidio, ci sbatte sul viso, i microfoni potrebbero andare un po' in difficoltà, ma questo accade anche con cuffie di fasce Bluetooth di fasce molto più alte. Occhiali da sole davvero piacevoli, arriveranno con una bella confezione minimal, dove all'interno troviamo un piccolo manualetto inglese, cinese, non c'è la lingua italiana, comunque basilare, ci spiega i tocchi perché abbiamo una superficie touch, ci spiega a cosa serve il tasto MBF, ossia il pulsantino on-off che è in grado di mettere play pausa, di richiamare con un doppio tocco l'assistente vocale e funziona bene, e spegnere e accendere. Ragazzi, non sarà possibile mandare avanti e indietro le nostre canzoni, e sempre nella stanghettina destra abbiamo un piccolo cerchietto con un simbolino T. Questo simbolino T sta per touch, perché con una singola pressione si alza il volume, con una pressione prolungata si abbassa il volume, e l'ho trovato davvero comodo, quindi non dovete cercare in giro i tasti per abbassare la voce di un contenuto musicale, di un podcast magari o di una telefonata, ma basterà sfiorare la superficie touch. L'ho trovato davvero, ragazzi, comodo, come sono comodi completamente questi occhiali. Nella confezione ci sarà anche un piccolo astuccio trasparente in plastica rigida ben fatto e una salviettina per pulire, oltre al cavo USB, micro USB per ricaricarle. Vi dico che la batteria sono riuscito a usarla in diverse ore di riproduzione musicale, intorno alle 4-5 ore di riproduzione musicale. Ovviamente non sono come le cuffie, non le rimettete nel cofanetto e si ricaricano da sole, ma dobbiamo ricaricarle con il cavetto. Loro ovviamente funzionano anche solo come occhiali da sole, quindi non potete anche non accendere, ecco, come faccio io. Esco semplicemente con i miei occhiali da sole quando devo telefonare o devo, ecco, sentire un podcast che mi vado a smaltire un po' i vari stress, le varie arrabbiature della giornata. Tengo premuto, accendo, si vanno a connettere immediatamente al telefono che le ho connesse, quindi che è con me. E io posso tranquillamente sentire la musica, sentire fare telefonate. Vi parlo di qualità musicale, vanno bene per le canzoni, per la musica. Ovviamente non abbiamo un suono chiuso, sono aperte, non abbiamo un super basso, ma si riescono tranquillamente a sentire lasciando libere le nostre orecchie. Quindi si va in bici, monopattino, tranquillamente, non sarà minimamente rischioso. Quindi si può fare finalmente con questi occhiali. Non avremo un suono di alta qualità, io infatti le consiglio sì per musica casual, così senza troppo rumore intorno. Più che altro le consiglio per le telefonate perché si parla molto bene con loro.
anche per i podcast. Io ascolto tantissimi podcast quando vado a camminare e con questi occhiali non mi sono mai, ragazzi, trovato male. Che la chiamata è gratuita se chiami da rete Iliad. Se chiami da altra rete, potrai essere soggetto alle tariffe applicate dal tuo operatore. I dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e sulla base di quanto... Ultimo appunto, la certificazione IPX6, quindi non la super pioggia, ma se spiovigina un po' di umidità, capelli bagnati o state facendo attività fisiche e sudate, queste cuffie reggeranno l'urto di questo bagnato senza problemi. IPX6 comunque è una buona certificazione. Loro non sono occhiali, diciamo, ad alte prestazioni, non hanno telecamere, schede di memoria, connettività NFC, ma sono occhiali da sole principalmente essenziali, anche di buona qualità. Infatti abbiamo delle lenti polarizzate che mi permettono di rilassare gli occhi, non mi hanno dato problemi. Infatti io con gli occhiali, quelli diciamo economici, ecco, del cinese, ragazzi, io trovo dei problemi, mi danno fastidio, mi viene un po' di mal di testa. Io uso occhiali da sole un pochettino di fascia un po' più alta per non stressare, ecco, gli occhi, ma con loro mi sono trovato davvero bene, non me lo aspettavo, vi dico la verità. Non costano tantissimo, anzi Banggood le vende a circa, ecco, tra i 20 e 30 euro, quindi prezzo davvero bassissimo per un prodotto che può tornare utile. Sicuramente per chi vuole un bel prodotto, devo dire fatto anche abbastanza bene, con dei buoni microfoni, dei belli speaker e una connettività davvero molto stabile. Ah, dimenticavo, supportano i codec AAC. Trovate tutti i link ovviamente da Banggood in descrizione a questo video. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, vi aspetto anche su Telegram, sul mio canale delle offerte con tantissimi codici sconto. Ci vediamo ad un prossimo video e come sempre, grazie per il vostro tempo. Ciao!